Ora vi faccio vedere come si calcola l'effetto memoria di un condensatore. Ora, il condensatore in esame è un 1000 microfarad a 35 volt. A questo punto lo dobbiamo caricare a una tensione nota. Tagliamo l'alimentatore a 30 volt, perfetto. Ora lo carichiamo. Come avete visto, nell'attimo in cui ho inserito il condensatore, l'alimentatore ha avuto un leggero abbassamento di tensione dovuto alla extra corrente che serve per caricare il condensatore. Non abbiamo resistenza in serie, quindi una corrente molto alta. A questo punto dovremmo aspettare circa un minuto perché il condensatore sia perfettamente carico. Però, visto che questo è un test dimostrativo, soprassediamo e andiamo a scaricarlo. Lo scaricheremo attraverso una lampadina, onde evitare che la corrente sia troppo alta per non danneggiarlo. Ok, a questo punto l'abbiamo già scaricato. Mettiamo in corto i terminali, aspettiamo un tempo di 10 secondi circa. Poi dovremmo, una volta riaperti i terminali, aspettare un minuto perché il condensatore si stabilizzi. Tuttavia, visto che questo è un test, come dicevo, dimostrativo del metodo, salteremo anche questo passaggio e andremo direttamente a misurare la tensione ai capi. Intanto vediamo se il voltmetro è azzerato. Perfetto. L'importante è avere un multimetro con un'impedenza di ingresso abbastanza alta, se no il condensatore si scarica sull'impedenza di ingresso del multimetro. Ok, andiamo a misurare. Come vedete la tensione sta ancora salendo, non è stabile. A titolo di esempio possiamo dire che è carico circa a mezzo volt fra un po'. 4,6, 4,7, 4,8, sì. Quindi per misurare l'effetto memoria basta fare V2 fratto V1, dove V2 è appunto mezzo volt e V1 è la tensione a cui l'abbiamo caricato, quindi 30 volt per 100, e abbiamo il valore in percentuale dell'effetto memoria, detto anche effetto di isteresi del dielettrico. Grazie per averci visto.